un tuo parere sulla condizione della squadra dopo la bella vittoria contro Reggio Emilia e alla vigilia della partenza per Verona. Ma quella con Reggio Emilia è stata una partita molto importante perché siamo riusciti a vincere in volata in casa, avevamo bisogno di questa vittoria dopo la sconfitta alla fine con Brindisi, quindi è stata una vittoria molto importante. Dobbiamo partire dalle cose fatte bene con Reggio Emilia e provare a farle a Verona, che è sicuramente un'ottima squadra. Cosa ne pensi di Verona in generale? Verona, se guardi il roster, è una grandissima squadra. Ha un play che ha fatto le Olimpiadi, ha Vukcevic che ha vinto un sacco di campionati, ha giocato l'Eurolega, ha due americani molto forti, ha degli italiani molto validi, quindi magari non ha cominciato benissimo, però sicuramente se trova la chimica giusta è una squadra molto forte e soprattutto in casa è una partita molto ostica. Noi dovremmo cercare di provare a vincere la seconda partita fuori casa e per noi sarebbe uno step molto importante. Si fa tutto questo gran parlare di Mike Green, come cosa ne pensi? Ma Mike, penso che sia normale perché Mike è un grandissimo giocatore e l'anno scorso ha giocato la finale scudetto. Sicuramente ci sono tantissime aspettative su di lui, quindi è giusto che sia così, però bisogna anche capire che un giocatore non si può sempre guardare al passato, un giocatore va valutato man mano che il campionato va avanti. È una lega diversa per lui, è un modo di giocare secondo me totalmente diverso, però Mike è un grandissimo giocatore e secondo me sarà a fine anno sicuramente uno dei migliori giocatori di questo campionato. Ultima domanda, come ti trovi a Barcellona? Sei già ambientato? Cosa ne pensi? Benissimo per ora, sono molto molto contento. L'unica cosa spero di vincere più partite possibili e veramente di finire la stagione alla grande, diciamo intanto.